ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. L'estate ormai gli sgoccioli, fine agosto, inizio settembre. Per alcuni il mare è soltanto un lontano ricordo. Ma, e dico ma, se avrete ascoltato i consigli che vi lancio su Facebook e tempo fa vi dissi di raccogliere un bel po' di conchiglie, oggi potremo riportare la nostra estate fino a casa nostra, creando uno schiacciapensieri che con il suo tintinnio ci ricordi momenti di vacanza, di relax trascorsi in assoluta spensieratezza. Vediamo come è fatto oggi, riciclo assoluto, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro schiacciapensieri ricordi d'estate. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro schiacciapensieri ricordi d'estate. Innanzitutto i ricordi della nostra estate. Nel mio caso sono queste conchiglie che ho raccolto sulla battigia. Prendetele più o meno tutte della stessa misura, più o meno. Poi un tappo di Nutella. La natura certe volte provvede a darci una mano facendoci trovare le conchiglie già bucate, perché questa è la parte in cui la sabbia, depositandosi, fora con l'azione meccanica dell'acqua la nostra bella conchiglia. Bene, o vi passate il tempo e le cercate tutte col buchino già fatto da madre natura, oppure vi aiuterete con l'ausilio di un Dremel, in maniera da forare quelle che in realtà non sono forate in maniera facile e veloce. A tal proposito, se dovete usare il Dremel, vi consiglio di poggiare le conchiglie su un supporto morbido e io ho preso questo tappetino in feltro. Altro aggeggino che ci serve è la pistola con la colla a caldo. In alternativa potete usare l'attaccatutto. Ci occorrerà anche della colla vinilica, anche della sabbia. Io questa l'ho presa dal campo di bocce di mio suocero, perché prenderla in spiaggia è reato, come ben sapete. O comunque potete usare un qualsiasi inerte che abbia il colore similare alla sabbia. Un paio di forbici, un colore bianco acrilico e un pennello a cui non tenete molto. Una squadretta, dello scotch carta, uno spago. Io ho comprato questo, di questo color talpa chiaro, non è né bianco né grigio, è un bellissimo color top, quasi color sabbia appunto, che darà quell'atmosfera appunto così marinara al nostro scacciapensieri. Come prima cosa proteggo il mio piano da lavoro col tappetino siliconico, quindi prendiamo le nostre conchiglie e col nostro acrilico e il pennellino pitturiamole totalmente di bianco. Se le trovate già bianche, meglio per voi. Solamente la parte esterna, perché la parte interna ha già un bel colore bianco che a me piace tanto. Se lo scacciapensieri invece vi piace col colore naturale delle conchiglie, questo passaggio potete saltarlo. Colorate tutte le conchiglie che avete a disposizione, quindi lasciate asciugare perfettamente. Se vedete, eccole qua, tutte bianche. Poi se l'interno invece è colorato non ci fa assolutamente niente, ma la maggior parte saranno bianche sia nell'esterno che nell'interno. Adesso prendiamo il nostro Dremel e il nostro tappetino. Poniamolo dinanzi a noi e prima di attaccarle vi dico che piano piano forerò proprio qui tutte le conchiglie nel punto, vedete, più interno, così. Ora non sentiremo più niente perché il Dremel prenderà il sopravvento sulla mia voce. Voilà, e la prima conchiglia è bella e forata. Adesso piano piano foriamole tutte. Se non avete il tappetino morbido, una valida alternativa è sempre il tappo della Nutella messo dalla parte del cartoncino ancora non smaltato. Questo attutirà tutto il vostro lavoro con l'incisore. Quindi, una volta incise e bucate tutte le conchiglie, passiamo allo step successivo. Prendiamo quindi il nostro tappo di Nutella e eliminiamo naturalmente la parte di cartoncino, lasciamo solamente la parte plastica, eliminiamo ovviamente ogni adesivo che si trova sul tappo. Prendiamo quindi il nostro scotch carta e avvolgiamolo attorno alla circonferenza del tappo. Cerchiamo di tagliare
un'estremità abbastanza dritta in coincidenza con una delle asticine della zigrinatura del tappo e quindi avvolgiamo tutta la superficie. Con una penna segniamo l'esatto punto in cui il nastro si sovrappone, quindi srotoliamo, tagliamo e per una questione di praticità incolliamola sul piano da lavoro, che naturalmente vi consiglio per questo di proteggere precedentemente. Adesso prendiamo la nostra squadretta, così vediamo di quanto misura la circonferenza del nostro tappo, che è di 27 cm circa. E adesso da qui alla fine segniamo un punto ogni centimetro e mezzo. 3. Questi saranno i punti in cui faremo i fori nel laterale del tappo. E voilà, avremo quindi 18 punti da forare. Avremo quindi bisogno, di conseguenza, di 54 conchiglie più varie conchiglie di cui non so dirvi il numero per ricoprire anche tutta la superficie del tappo, ma di questo secondo tipo di conchiglie dovranno essere delle conchiglie più piccole rispetto alle precedenti. Fatto questo, io riappiccico lo scotch lungo tutto il tappo, così ho anche i punti esatti in cui devo forare con il mio Dremel e ricomincio a forare. E foro anche due foretti qui al centro. Punto, libero il mio tappo dallo scotch carta, prendo la Vinavil e spennello di Vinavil tutto il mio tappo di Nutella. Ok, ripasso su tutto, faccio attenzione che la colla abbia ben preso su ogni cosa, prendo la mia sabbiolina e infarino a mo' di cotoletta tutto il mio tappo. Con uno stuzzicadenti studiamo i bochini che si sono occlusi in questo passaggio, quindi ci occorrerà anche uno stuzzicadenti. E quali sono questi buchini? Praticamente tutti. Ok, facciamo asciugare il nostro tappino. Io, per esempio, già da adesso metto la sabbia sulla parte interna e tralascio volutamente la parte della vite, perché lì poi tutto attorno appiccicherò delle conchigliette. A questo punto prepariamo le frange del nostro scacciapensieri. Decidiamo quella che deve essere la lunghezza minima della frangia, perché io le voglio fare che salgano un pochettino, quindi la lunghezza minima sarà questa qua. E voilà. E taglio così un po' disordinatamente. Vedete, ho appiccicato proprio lo scotch sul piano da lavoro. Adesso prendo la squadretta e una matita o una penna e mi segno i centimetri che mi serviranno non per stabilire quella che è la lunghezza minima, che sarà lunga quanto tutto il nastro adesivo, ma per stabilire gli accrescimenti di questa catenella. Cosa voglio dire? Allora, da una lunghezza minima, che io stabilisco essere questa, 1 e 2, mi segnerò 2 centimetri. 2 centimetri sarà la lunghezza che di volta in volta io aggiungerò alle diverse catenelle, quindi la più corta sarà questa e poi da questa in poi aggiungerò un 2 centimetri ad ogni catenella, ma faccio prima a farvi vedere quello che intendo che non a spiegarvelo oralmente. Prendiamo il mio nastro, il mio spago, e prendiamo, facciamo un nodino in modo che stia ben certo, quindi io partirò a contare proprio dal nodino e prendo quella che è la lunghezza minima e taglio, tac,
tic. A questo punto vado avanti e qui mi segno 1, quindi so che è il più basso di tutti, perché io li monterò dopo tutti assieme. Adesso il secondo sarà 2 cm più lungo, lunghezza minima fin qui, e poi scendo questo qua e ne aggiungo 2 cm e taglio. Prendo il mio scotch, chiudo e segno 2. Quindi il terzo sarà lunghezza minima, ok, più 2, e arrivo qua, posto, più 2 e taglio. Ma se volete, se desiderate, potete anche segnarvi, dov'è? Potete anche segnarvi con la squadretta tutti i centimetri, farvi quindi una specie di squadretta qui e misurare così di volta in volta i 6, 8, 10 centimetri tutti assieme. Per esempio, questo nuovo facciamo, deve essere più lungo, abbiamo detto 2, 4, questo qua deve essere più lungo di 6 cm, quindi lunghezza minima più 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino a qua, e quindi a questo punto taglio e continuo così per tutti e 18. A questo punto abbiamo tutti i nostri pendagli dello schiacciapensieri, dal più corto al più lungo. Possiamo cominciare tranquillamente a decorarli, ci servirà sempre il nostro centimetro, quindi andiamo a recuperare più corto e adesso infilziamolo con le nostre conchiglie. Facciamo un nodo all'estremità finale e facciamo passare da dentro, ok, e voilà. Abbiamo infilzato la prima conchiglia, quindi a una distanza di 10 cm facciamo un nodino, così, e infilziamo una seconda conchiglia di una dimensione un po' diversa, vi consiglio, da quella che avete messo appena appena. E voilà, altri 10 cm, nodino. E infilziamo l'ultima conchiglia. Abbiamo detto 3 conchiglie per ogni. Ok, è il primo pendaglio, è pronto. Proseguiamo così con tutti. Quando superiamo i 10 cm anche da questa parte, andiamo ad aggiungere altre conchiglie, quindi ci saranno anche pendagli con 4 conchiglie. Sto infilando il decimo filo e come vedete già sono arrivata a 3 conchiglie e il disavanzo di corda ormai è bello lunghetto, quindi misuro altri 10 cm, faccio il quarto nodino, dal nono decimo in poi potete farlo se seguite le mie misure, quindi chiudiamo il nodino e infilziamo la quarta conchiglietta. Da qui in poi continuiamo con 4 conchiglie, come vi ho insegnato anche per le precedenti. Finito di infilare i 18 fili che comporranno la catenella, tra le catenelle dello scacciapensieri, ne compongo anche una centrale in maniera un pochettino più disordinata. Si possono prendere o anche no le misure di quanto distanziare le varie conchiglie, ma l'importante secondo me è che ce ne sia una bella grossa proprio sul finale. Anzi, io a dire il vero ne metto 2, così, una sopra l'altra, vedete, in questo modo. Così proseguo al riempimento di tutta la mia cordicella centrale. Adesso dedichiamoci un attimino al nostro tappo. La cosa innanzitutto che ci serve è uno stuzzicadenti con cui riallargare, vedete, un pochino i fori che avevamo fatto poc'anzi e che la colla
ovviamente leggermente occluso. Possiamo farlo con lo stuzzicadenti o ripassando molto velocemente col Dremel. Su questa parte, quindi sulla parte sommitale e sulla parte laterale, io andrò ad appiccicare con la colla a caldo qualche conchiglia, proprio a mo' di decorazione, e stando molto attenta a non bruciarmi, ne faccio cadere qualche goccia sull'estremità finale di ogni conchiglia, che poggio così in maniera disordinata sulla sabbia. Ricoperto tutto il sopra, diciamo così, la parte superiore, io prima inserisco i fili all'interno e poi vado a ricoprire anche il laterale, a decorare anche il laterale, così eviterò sicuramente di farmi male e di bruciarmi. Se non mi piacerà qualcosa in questa composizione, tipo questi che sbordano, lo deciderò soltanto alla fine e in caso li rimuoverò e li metterò più centrali, ma lo vedrete perché sarete con me. Ora prendiamo il primo dei nostri fili, inseriamolo e nella parte proprio sommitale facciamo un nodino. Ok, e la prima è appesa, vedete? Non importa se si vedono questi bianchi, alla fine non si vedranno più. La prima è appesa e adesso seguiamo con la numerazione e appendiamo tutto attorno, e voilà, il giro è tutto finito ed è veramente veramente bellissimo. Manca adesso la parte centrale. Qua nel lavorare mi sono saltate due conchigliette, ma don't worry, ora le rimettiamo insieme. Adesso mettiamo proprio il filo centrale e lo mettiamo insieme, perché voglio farvi vedere cosa faccio io. Prendo del nastro e del cordoncino e ne infilo ogni capo all'interno di uno dei forellini centrali. Giro il tappo, tiro un po' e faccio un nodino. Ok, e ritiro su e proprio qui faccio un altro nodino in basso. Adesso prendiamo invece il filo centrale, anche qui un puntino di scotch perché andrà inserito nell'anello che si è formato proprio sotto. Perfetto, inseriamo proprio qui sotto il nostro batacchio centrale, diciamo così, e facciamo un bel nodo e mi rifinisco la parte del tappo, quindi riapplico le conchiglie che mi sono cadute, e sul laterale tra un filo e un altro, se vorrete, potrete applicare una conchiglia così. Lo facciamo? E facciamolo. Allora, uno, tanto questo non inficerà il movimento dei fili perché i fili rimarranno comunque slegati da tutto ciò. Guardate che carino, e voilà, lo scacciapensieri così non si vede, guardate quanto è lungo da qui a qui. Adesso ve lo fotografo, vi lascio alle foto, guardatelo ed esprimete un desiderio e vedrete che ad ogni suono un angelo ve lo realizzerà. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Visto che bello!
bello, tutto bianco, un po' shabby questo scacciapensieri, molto elegante, messo appeso al lampadario, magari sull'uscio del balcone, fa un rumore delizioso. Le conchiglie sfregando tra di loro hanno questo rumore che rievoca appunto la spiaggia, l'estate. Spero che questo lavoretto vi sia piaciuto, che questo oggettino risulti di vostro gusto e se è così mi raccomando regalatemi solo un pollice in su, condividete il video e lasciate tanti commenti che io adoro leggere e a cui rispondo sempre, spero sempre. Se non mi rispondo è perché non avete abilitato ai commenti, quindi guardate le impostazioni se non trovate la mia risposta. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video, vi mando un grande bacio e da Ombretta e d'Arte per te è tutto. Arrivederci!